Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, Juventus 1, Spezia 0, il gol vittoria nel primo tempo di Alvaro Morata su palla recuperata, azione in velocità, il servizio di Locatelli a no look, meraviglioso per il gol di Alvaro, che così va a 9 gol stagionali e soprattutto ci porta a 3 punti che vogliono dire quarto posto per la prima volta in solitaria dopo la sconfitta dell'Atalanta contro la Roma. Se anche l'Atalanta dovesse vincere la sua partita di recupero, saremmo a più 3 quarti in classifica. Questo cosa significa? Significa tanto, perché comunque la Juventus vince un'altra partita per 1-0, soffrendo, perché lo Spezia secondo tempo è stato bravissimo a pressare alto, a metterci in difficoltà, ma una partita 3 giorni in 3 giorni senza 10 giocatori ogni volta diventa complicato per tutti, soprattutto in un campionato come questo, dove tutti hanno dimostrato di inciampare chi una volta, chi l'altra, in partite dove non te lo aspetti. E quindi poteva essere un rischio anche la partita contro lo Spezia, che lotta per salvarsi come le altre e quindi lotta giustamente con il coltello tra i denti. Ma noi abbiamo vinto 1-0 e contava questo. Ora, a parte le prime 4 partite che ci sono nel campionato, contano purtroppo, 2-2 a Udine, perso in casa con l'Empoli, perso a Napoli e poi 1-1 in casa col Milan, da quello Spezia-Juventus 2-3 quinta d'andata ad oggi Juve-Spezia 1-0, la Juventus assolutamente, con tutte le difficoltà, coi problemi del gioco, coi problemi degli infortuni, coi problemi della ricostruzione, tutto quello che sappiamo di quest'annata, la Juventus è la squadra che da quella giornata ad oggi ha fatto più punti di tutti in campionato. Oh, più punti di tutti in campionato con tutti i problemi avuti e tutto quello che c'è da ricostruire non è cosa di poco conto. Quindi la domanda adesso è: noi andiamo a Genova contro la Sampdoria a ridosso poi della gara di ritorno importantissima di Champions contro il Villarreal, prima di ospitare la Salernitana e poi di andare allo scontro diretto del 2 aprile. Ora che siamo quarti, continuiamo a guardare il quarto posto tenendo il più lontano possibile la partita dopo l'Atalanta, e lo facciamo per quello o lo facciamo guardando con un occhietto anche altrove, perché comunque anche gli altri hanno scontri diretti, perché anche gli altri hanno dimostrato di poter inciampare in partite meno proibitive? Io vincerei per il quarto posto in attesa dei risultati di quelle davanti, che è impossibile, perché 3 squadre davanti, intanto tu devi continuare a vincere le tue partite e c'è la difficoltà a farlo ovviamente. E poi tutte e 3 le squadre davanti, ognuna dovrà perdere 3 partite o perderne 2, pareggiarne 2. Insomma, non è una cosa molto semplice, ma se dovesse succedere una cosa così, sarebbe. Ma che sarebbe se dovesse succedere una cosa così? Fino alla fine, forza Juve in gol.